Mi preparo con voi perché sto andando a rifare le unghiette e poi andrò a fare un aperitivo con i miei amici dell'università vecchia e dopo andrò a fare un barbecue con i miei amici del liceo, proprio rimpatriata, il giorno delle rimpatriate oggi. Stando questo fondotinta nuovo di Smashbox che, non lo so, mi ispirava a metterlo con le mani e devo dire, wow, coprenza ottima, leggera, modulabile, mi piace. Comunque questo weekend mi aspettano tantissime cose bellissime veramente, perché il 5, tra alti e bassi, io e Fede sono 2 anni che stiamo insieme e soprattutto ci sarà il battesimo della mia cuginetta a cui farò da madrina, quindi voi non potete capire che emozioni sto avendo. Ieri invece ho portato nonna insieme a mia cugina a cena al lago, ve lo giuro, è rimasta troppo felice, era tantissimo che dicevamo di organizzare questa uscita io, nonna e mia cugina, e finalmente ieri ce l'abbiamo fatta. Ve lo giuro, mi si è colmato il cuore di gioia a vedere nonna con quel sorriso, è rimasta proprio contenta. Bello, lo voglio rifare. E per chi mi segue da tempo lo sa che ci sono rimasta malissimo a Pasqua dell'anno scorso, quando ho scoperto che non avremmo fatto il pranzo pasquale a casa dei nonni perché i nonni erano partiti. Mi ha fatto capire che ci sono rimasta malissimo e gli ho detto quest'anno o non partite oppure mi portate con voi, cioè per me la Pasqua si fa dai nonni. Ma devo ancora arrivare a Natale, io sto a pensare a Pasqua comunque. Mi devo calmare. Pensando alle cose più vicine per me, dopo Halloween si inizia sempre a pianificare il mio compleanno. E quest'anno, già ve l'ho detto, ho deciso di fare una festa a tema anni 20 insieme ai miei amici. E penso di farla qui a casa, insomma, di arredare tutta la sala di sotto, fare tutto a tema. Adesso, insomma, tutto ancora da pianificare, ma questa è l'idea generale. Invece, per quanto riguarda le unghiette, questa volta non so come farle perché le terrò meno tempo rispetto alle altre, perché poi le voglio rifare appunto prima del mio compleanno, quindi queste saranno tipo unghiette per temporeggiare e non so come farle. Ok, il make up è finito e tralasciando il fatto che io già sto con i pantaloni di Natale, non so, io amo Natale, andiamo a scegliere l'outfit perché non mi sembra il caso di uscire così. Ok, questa maglia mi ci piaceva tantissimo con questi jeans, solo che è troppo trasparente qui davanti, quindi no, cambiamo. Ok, alla fine questo è l'outfit, ho messo questi pantaloni super baggy di Zara con tutto questo tasco di lato, il body sempre di Zara ma non è di quest'anno, cappellino di pelle, così si abbina al trench. Sì, questo trench lo amo, ragazzi, un bacio!